Si è svolto a Pesaro uno sciopero di 8 ore proclamato da CGIL, CISL e UIL per la giornata odierna. La decisione di incrociare le braccia è stata presa dai sindacati nazionali dopo l'interruzione delle trattative con Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre. 7 piazze d'Italia per dire che noi vogliamo rinnovato il contratto del legno arredo industria con delle risposte sostanziali in termini economici ai lavoratori, perché il lavoro è dignità e deve tornare ad esserlo. I lavoratori hanno perso tantissimo potere d'acquisto in questi anni. L'Italia è l'unico paese in Europa che in 30 anni ha visto ridurre a un segno negativo il potere d'acquisto dei lavoratori. Noi chiediamo l'adeguamento rispetto all'inflazione. La risposta di Federlegno è stata: blocchiamo il contratto e vi diamo eventualmente qualche briciola rispetto all'inflazione depurata dai costi dei beni energetici, quando oggi purtroppo sono proprio quelli che insistono sui prezzi e sul potere d'acquisto dei lavoratori, che soltanto nel 2022 hanno perso più di una mensilità. Si ha la qualità del Made in Italy grazie anche alla fatica di questi lavoratori, che deve essere ripagata e devono lavorare con dignità. Sicuramente Pesaro, c'è un grande distretto del mobile, quindi è una delle 7 piazze che oggi abbiamo scelto. È stato sempre fatto qui a Pesaro quando abbiamo fatto degli scioperi per il rinnovo del contratto, perché proprio chiediamo che sia uno delle aree più importanti, dei distretti più importanti d'Italia per quanto riguarda il mobile arredamento. Sì, abbiamo volutamente scelto questa giornata nazionale di sciopero proprio per dare un segnale politico importante a fronte della settimana del mobile, proprio perché vanno a esprimere il valore aggiunto di questo paese. È immaginabile che ci sono dei prodotti d'eccellenza e le stesse aziende non vogliono riconoscere i giusti salari e diritti dei lavoratori. Lavoratrici e lavoratori del settore del legno hanno preso parte a un corteo iniziato da Piazzale della Libertà e giunto fino a Piazza del Popolo, dove si è svolto un comizio conclusivo. Siamo in piazza oggi perché la giornata è importante per noi, perché la Federlegno straccia e carta come sempre sul tavolo. È una cosa, è impossibile che l'operaio, semplice operaio con 1000 euro, 1200 euro, oggi non ci fa niente con tutti gli aumenti che ci sono in giro, non ci arriva a fine mese. La cosa più importante oggi è il nostro diritto che chiediamo, 130 euro mensile, non mi pare una cosa, non è possibile, è fondamentale, anche perché quelli che comprano i mobili siamo sempre noi gli operai, con 1200 euro al mese. È importantissimo oggi essere presente e facciamo capire anche il nazionale. Il legno si è alzata al tavolo delle trattative non rispettando quello che era l'accordo siglato nel 2016 di parametrare l'aumento dei lavoratori e delle lavoratrici all'inflazione, quindi in mancanza di una trattativa dobbiamo far sentire la nostra voce. Il settore del legno e non solo. Questa mattina anche i corrieri hanno incrociato le braccia dinanzi alla filiale SDA in Strada dei Cacciatori a Pesaro. Praticamente da inizio pandemia il volume delle consegne è più che raddoppiato e quindi anche gli introiti di SDA. Però a noi non è stato riconosciuto niente e ci sono colleghi che fanno anche 10 ore di lavoro e siamo praticamente oberati. E quindi chiediamo che ci vengano riconosciuti un aumento della trasferta e comunque un trattamento pari a quelle che sono le condizioni che vengono operate anche in Poste Italiane, quindi premi produzione e anche soprattutto una riduzione di quelle che sono le franchigie sui danni ai mezzi, perché ogni piccolo danno che viene, diciamo, procurato ai mezzi ci viene poi addebitato. Anche la filiale ha dei problemi strutturali grossi, non è più adeguata a, diciamo, il lavoro che c'è adesso nel 2023, e ancora abbiamo la filiale, tutta la sua struttura e le strutture che vengono usate che non sono adeguate al lavoro dei corrieri. Quindi i corrieri si trovano a fare un enorme lavoro, uno sforzo e a rimetterci di salute per portare a casa il lavoro. Questo è un problema importante e vediamo se i vertici di SDA daranno delle risposte, perché noi fino adesso stiamo solamente subendo tutte le cose incompiute da SDA.